intervista e contributo dell'ingegnere Sempi. Biblioteca Via Bassa, opportunità, servizi e iniziative editoriali. Padre Pasquale Peruzzo, novello sacerdote, la comunità siccianese in festa. Parte il progetto Il Mondo di Ops, realizzato dall'associazione La Risposta. Strage Siciliana, l'antimafia chiede il processo per Mario Fabricino. Amiche ed amici di Siciliana Notizie, benvenuti all'edizione di luglio del nostro TG Web. In previsione della realizzazione del PUC, piano urbanistico comunale, che a partire dalla fine del 2012 dovrà sostituire l'attuale strumento urbanistico generale, conosciuto come piano regolatore generale, l'amministrazione comunale di Siciliana ha deciso di attuare un percorso di partecipazione affinché tutti i cittadini e le associazioni di categoria possano apportare il proprio contributo con idee, suggerimenti, modifiche e integrazioni del preliminare di piano urbanistico comunale. Abbiamo a tale proposito, con questa intervista, raccolto il prezioso contributo di un tecnico qualificato quale l'ingegnere Serpico. Le telecamere di Siciliana Notizie sono andate nello studio dell'ingegnere e ne è venuta fuori un'intervista davvero interessante. Vediamo il servizio. Amici di Siciliana Notizie, buonasera a tutti quanti voi. Stasera siamo nello studio dell'ingegnere Serpico e stasera parleremo con l'ingegnere della proposta dell'amministrazione che tempo fa ha pubblicato un questionario per i suggerimenti del preliminare di piano urbanistico comunale. Questa sera appunto l'ingegnere ci darà un suggerimento su questo importante argomento. Buonasera ingegnere. Buonasera. Allora, nell'ambito del preliminare di piano urbanistico comunale che è stato pubblicato sul sito del Comune di Siciliana, mi è venuta un'idea che già anni fa avevo suggerito all'inizio di questa consigliatura ad alcuni membri dello stesso consiglio comunale, e adesso secondo me è arrivato il momento di renderlo molto più partecipe a tutta la popolazione. Ed è l'idea di creare la tangenziale del centro di Siciliana, una tangenziale che dovrà eliminare il traffico dal centro storico e dalle zone con San Martino e Siciliana fondamentalmente, così come quelle zone di espansione a cui noi stiamo già assistendo da qualche tempo. L'idea verrà sviscerata su un disegno che viene fuori dagli elaborati che sono stati pubblicati sul sito del Comune. Ecco ingegnere, allora vediamo un pochettino concretamente questo disegno che stiamo vedendo ed elaborato, questo che è allegato al preliminare di piano urbanistico. Allora, ho fatto un po' così come da tradizione, non senza utilizzare i mezzi informatici attuali, e adesso spiegheremo l'idea che spero verrà presa in considerazione dalla prossima consigliatura nello sviluppo del piano urbanistico. Fondamentalmente il tutto si basa su due criteri. Uno, l'utilizzo al massimo di strutture già esistenti. B, l'utilizzo al massimo di percorsi già esistenti. C, minimizzare l'impatto su terreni agricoli. Poi dopo vedremo in termini numerici che cosa significa questo. Il percorso che qui vedete marcato rosso-blu
è il percorso che io suggerisco di prendere in considerazione per la tangenziale di Cisternina. Iniziamo da questo punto qua, che è il punto fondamentale fra la strada provinciale Cisciano-San Vitaliano, che è il doppio inflesso, dove c'è l'isola ecologica per intenderci, e andiamo verso San Vitaliano fino a attraversare il ponte dell'autostrada fino alla rotonda del Fioraio, diciamo così. Sì. A sinistra andiamo verso Cisciano, continuando diritto andiamo sul vecchio tracciato della Vesuviana e utilizzando il ponte sotto l'autostrada dove passava la Vesuviana, passare nel territorio di Cisciano. Dopodiché, utilizzando 100 metri di strada nuova, andiamo sul corso Frascatoli, dove al confine fra Cisciano e San Vitaliano esiste via Selva, che è del comune di San Vitaliano, già esistente e che praticamente serve alcune case e spazi del comune di San Vitaliano. All'altezza dell'incrocio di via Selva di Cisciano con via Feudo e via, la vecchia via Selva che va alla Frocia, insomma, dobbiamo immetterci sulla strada già esistente di terra battuta che passa davanti al Feudo, che noi incroceremo con qualcosa di particolarmente interessante per evitare incroci diretti, e andiamo a finire sulla strada dello spartimento con un nuovo tratto in rosso che dalla strada dello spartimento arriva su quelle di Cinque Vie, passando alle spalle di Livercio, che così viene liberato dal suo a carico isolamento, andiamo sul tracciato della nuova strada che già è stata progettata e finanziata e deve essere campionabile, che è la cosiddetta strada a supporto dell'asse industriale. Questa strada, che io mi permetto di far variare come direzione per farla passare dietro al cimitero e non davanti al cimitero, va a finire sulla strada di Saviano, dopodiché si chiude sulla zona industriale, la quale poi attraverso la zona delle gomme, giusto per capirci, deve fare il bypass della zona che per me è importantissima attrezzare come zona da uso pubblico. Ingegnere, questo è il tracciato, ovviamente è tutto migliorabile, tutto c'è perfettibile, però è qualcosa che secondo me bisogna tenere in conto nel momento in cui noi elaboriamo il nuovo piano urbanistico. Ingegnere, quindi in pratica lei con questa proposta ci ha fatto capire un pochettino che sarebbe possibile realizzare un grande bypass che libererebbe il la centro, tangenziale. Tangenziale libererebbe il centro, darebbe la possibilità di, diciamo così, vivere meglio, aumentare la qualità della vita, aumentando la qualità della vita. Io ho alcuni dati che posso anche dirvi. La lunghezza totale di tutto questo è di 5 km. 5 km esatti. 5 km. Di questi 5 km, di nuovo, c'è semplicemente il 28%. Il 50% già esistente, o cantierato, e da implementare, perché sono strade sterrate, quindi devono diventare delle strade, il 20%. Cioè abbiamo il 28% nuovo, il 20% da implementare e il 50% esistente. Quindi questo significa anche un risparmio economico non indifferente. Stiamo parlando che di nuovo c'è, o da spenderci, c'è solo sul 50% di tracciato. Molto bene. Va bene, che cosa di conseguenza? Perché San Vitaliano dovrebbe partecipare, dovrebbe concederci questo uso perché? Di territorio?
perché San Vitaliano ha delle case sparse esattamente qua. Quindi che queste sarebbe... case sparse non sono collegate direttamente con il paese, allo stato attuale. E quindi avrebbe questo. Una convinzione. Secondo, tutto dovrebbe essere a carico del comune di Cisciano, e poi l'altra cosa è che anche il centro di San Vitaliano sarebbe collegato con la stazione vesuviale di San Vitaliano attraverso questa strada in modo più diretto. È un bypass di San Vitaliano e mette in comunicazione il centro di San Vitaliano direttamente con la stazione, in modo più, stazione di San Vitaliano, non di Cisciano, in modo più diretto di quanto lo sia oggi. Molto bene, allora abbiamo ascoltato questa interessante proposta dell'ingegnere Serpico, l'abbiamo illustrata e niente, la mettiamo a disposizione della cittadinanza. Ovviamente io farò, riempirò il questionario e metto a disposizione del comune questo suggerimento. Ovviamente, così come dici, il questionario senza oneri per l'idea. Nessun onere. Ecco, allora ci sarà anche per l'amministrazione la possibilità di usufruire di questo progetto così importante, perché realizzato da un tecnico e da un cittadino. Da un cittadino che è anche un tecnico. Un cittadino di Cisciano. Ed è un vantaggio non indifferente. Va bene, amici di Cisciano Notizie, grazie per la vostra disponibilità. Ringraziamo principalmente l'ingegnere Serpico per questa sua così interessante proposta. A tutti quanti voi, arrivederci. Cronaca. Sgradevole fenomeno a Cisciano, che da un po' di settimane è sotto l'assedio di ladri. Entrano nelle case di notte con la gente che dorme e con disinvoltura saccheggiano la casa portando via oggetti di ogni genere. Nomi, volti e identità di queste bande di ladri e rapinatori forse sono noti alle forze dell'ordine. La cittadinanza a questo punto si aspetta che chi di dovere prenda seri e definiti provvedimenti. I pur tempestivi interventi delle forze dell'ordine non sembrano arginare il delinquenziale fenomeno. Insomma, la tranquillità del paese è di nuovo a rischio. I delinquenti, tornati in azione, riescono a colpire con una certa sistematicità. Prima che i cittadini indignati si facciano giustizia da soli, è auspicabile che vengano presi seri ed efficaci provvedimenti. Non tratto l'accordo tra il Comune di Cisciano e l'Associazione Iabasta per la creazione della biblioteca comunale, l'Associazione Culturale Iabasta, alla luce di un finanziamento provinciale, rende operativa e funzionale la propria biblioteca. In un ambiente accogliente e ben curato, la biblioteca Iabasta offre a tutti i cittadini la possibilità di consultare gratuitamente libri e partecipare ad altri importanti servizi. Vediamo l'intervista fatta ai membri dell'associazione che ci parleranno appunto della biblioteca, ma anche della loro interessante iniziativa editoriale con il libro Ex Esplana Sud, Le voci da dentro, cronache di una fabbrica occupata. Ricordiamo che il ricavato di questa iniziativa verrà devoluta interamente agli operai dell'ex Esplana Sud. Veniamo in servizio. Amici di Cisciano Notizie, buonasera a tutti quanti voi. Siamo nella biblioteca dell'associazione Iabasta e con Alessio e tutti gli altri membri dell'associazione. E parliamo appunto di questa biblioteca e come è partita l'idea, come è nata e quali sono le vostre finalità. Dunque, la biblioteca Iabasta, che abbiamo denominato biblioteca Don Chisciotte per un chiaro rimando insomma al sogno, insomma, a combattere anche contro i mulini a vento, è una biblioteca che sarà aperta alla collettività, sarà praticamente gratuita e mette a disposizione quei libri che abbiamo ottenuto anche tramite delle raccolte porta a porta con la cittadinanza e anche con altri paesi, privati, pubblici,
e terrà allestita un internet point e poi implementerà insomma anche il servizio di dopo scuola gratuito tramite i testi che, scolastici che siamo riusciti a raccogliere, insomma per venire un po' incontro alle esigenze che in questi periodi di crisi insomma, si fanno sentire un po' in tutta Italia. Molto bene, a proposito di questi dopo scuola, mi sembra che già da quest'anno sono partiti, sono attivi e credo che anche l'anno prossimo avrete idea di continuare in questa iniziativa. Quali sono le materie di studio e come vi organizzate ecco, in questo tipo di dopo scuola? Sì, allora praticamente la biblioteca ha lo scopo di implementare questo servizio di doposcuola che noi già abbiamo attivato nel corso dell'ultimo anno scolastico per ragazzi di scuole medie e scuole elementari e per quanto riguarda invece la matematica anche ragazzi del liceo. Abbiamo fatto corsi di inglese e di francese appunto per cercare anche di migliorare, insomma, di dare una mano alla collettività da questo punto di vista, corsi completamente gratuiti che sono affiancati insomma, da altri tipi di attività, da non so, il servizio di internet point che appunto serve insomma, correlato al dopo scuola. Bene. E mi sembra che questa iniziativa all'origine partiva con un accordo con l'amministrazione comunale. Ci potete parlare un pochettino del fallimento di questa iniziativa? Allora, noi diciamo questa biblioteca nasce anche col contributo della provincia di Napoli. Noi abbiamo partecipato a un bando di concorso l'anno scorso, siamo risultati i primi della provincia di Napoli per le idee innovative per i giovani. E la nostra idea era di allargare questo progetto per trasformare la biblioteca Iabasta in una vera e propria biblioteca comunale, quindi mettendo anche da parte la nostra singola associazione per creare una cosa collettiva. Abbiamo avuto anche parecchi incontri positivi inizialmente con l'assessore alla cultura, Raffaele Ambrosino, con l'assessore alle politiche sociali, che hanno portato anche alla scrittura di una bozza di convenzione che noi abbiamo presentato al Comune di Cesciano, ma a cui poi non è seguito nulla, non siamo stati più contattati. La sede scelta per la biblioteca dall'amministrazione era all'interno della vecchia sede del CAF che sta nei locali della scuola elementare, la quale però poi è stata successivamente affidata al Forum dei Giovani, che è un'associazione che svolge delle iniziative per il territorio, e all'inizialmente dovevano essere loro assieme a noi a gestire la biblioteca. Poi alla fine diciamo noi non abbiamo saputo più niente, abbiamo anche domandato, ci è stato risposto che la biblioteca non era più nei programmi immediati e quindi abbiamo deciso di attrezzarci da soli, di caricare sull'associazione i costi di affitti, di luce, di acqua, dell'acquisto delle strutture e tranquillamente continuare l'idea. Nella prospettiva che si possa creare una biblioteca a Cesciano, una biblioteca che sia un bene comune, perché la cultura, questo è un bene comune che deve essere di tutti. E noi vogliamo fare anche un appello all'amministrazione comunale, diciamo, ci sono i locali, a Cesciano i locali dismessi non mancano, o locali che hanno una cattiva gestione o una gestione un po' trascurata. Noi vogliamo fare una proposta per quanto riguarda la chiesa che si trova qui in piazza 20 Settembre, la chiesetta dismessa, e la nostra idea è di realizzare là dentro una biblioteca comunale di Cesciano, del comune di Cesciano. Noi offriamo come associazione la gestione della biblioteca a titolo gratuito e quindi l'impegno di volontari nella gestione della cosa. Offriamo la gestione della struttura a titolo gratuito, i servizi di pulizia, di manutenzione, siamo disposti anche ad assumerci il carico delle utenze. Può essere magari questa intervista con Cesciano Notizie un modo per sbloccare questa situazione. Noi facciamo appello, la biblioteca è un servizio per i cittadini cesciani, non ha nessun altro fine se non quello lì di diffondere dei libri, di far girare i libri a Cesciano, che i libri sono merce rara ormai nelle nostre case, e quindi diciamo, speriamo che si possa concretizzare al più presto. Intanto le vostre iniziative sono numerose e l'ultima nata è questa pensata da voi, Ex Esplana Sud, Le Voci da Dentro, Cronache da una fabbrica occupata.
possiamo parlare un pochettino di questa vostra iniziativa editoriale così interessante? Sì, questo è il primo libro della nostra collana Biblioteca Iabasta, che abbiamo realizzato in collaborazione con la casa editrice Edizioni Melagrana, e narra le vicende di questi operai, che non è la prima volta che li aiutiamo. In pratica tutto il ricavato sarà devoluto interamente agli operai, che da 8 mesi sostengono il picchetto. Questo è il primo libro della nostra collana Biblioteca Iabasta, realizzata in collaborazione con le Edizioni Melagrana. Ex Esplana Sud, Le voci da dentro, cronache di una fabbrica occupata, che narra le vicende di questi operai della fabbrica Ex Esplana Sud di Nola, che è stata lasciata a se stessa dagli imprenditori, che un giorno se ne sono andati via con tutti i soldi, chiudendo i cancelli. E questi operai stanno occupando da più di 8 mesi, e noi già li abbiamo aiutati con l'agendina dei beni comuni a dicembre, e questa volta abbiamo deciso di dedicargli il primo libro di una collana che abbiamo intenzione di fare, dove si narrano le vicende in prima persona di alcuni di questi operai e operaie. Ok, allora con quest'ultima interessante iniziativa dell'associazione Iabasta vi salutiamo dalla biblioteca e vi diamo appuntamento per il prossimo servizio. Ciao. Sabato 23 giugno, padre Pasquale Peruso, nostro concittadino, ha ricevuto il sacramento dell'ordine del presbiterato per l'imposizione delle mani del nostro vescovo, Sua Eccellenza Beniamino De Palma, a Marigliano, presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie. Il giorno 24 di giugno, il novello sacerdote padre Pasquale Peruso ha celebrato la sua prima messa nella parrocchia d'origine dei Santi Germano e Martino. Ricordiamo che padre Pasquale Peruso appartiene alla comunità missionaria di Nereggia. La redazione giornalistica di Sciscia Notizie augura a padre Pasquale un cammino sacerdotale ricco di tante soddisfazioni. L'associazione La Risposta lancia il progetto Il Mondo di Oz, che prevede la realizzazione di laboratori di drammatizzazione ludico-sportive, pittorico-manipolative e multiculturale. Quest'ultimo in particolare, grazie alla presenza di 8 volontari internazionali, intende continuare l'azione intrapresa dal progetto Il Mondo in Classe, con intensi interscambi culturali circa gli usi, i costumi, la lingua, il territorio dei volontari internazionali, e nello stesso momento presentare agli stessi volontari internazionali gli usi, i costumi, la lingua e le tradizioni locali, il patrimonio storico-culturale della nostra regione. Abbiamo intervistato per voi 2 volontari, l'inglese Ginebret e la montenegrina Ana, che ci racconteranno la loro esperienza in Italia e in particolare a Sciscia. Amici di Sciscia Notizie, buonasera a tutti quanti voi. Siamo nella sede dell'associazione La Risposta e con noi stasera c'è il presidente dell'associazione, Giovanni. E stasera parleremo di un'importante iniziativa dell'associazione che presentano appunto il cosiddetto Mondo di Oz. Questo campo estivo 2012, dove all'interno del quale si è così consolidato questo interscambio interculturale che negli anni sta dando dei frutti davvero importanti. Allora Presidente, ci parli un pochettino di questo progetto e così tocchiamo anche l'aspetto interessante delle persone che quest'anno sono venute a Sciscia grazie appunto a questa vostra interessante iniziativa. Il progetto Il Mondo di Oz è un progetto organizzato dall'associazione La Risposta e il Comune di Sciscia.
con l'assessorato alle politiche sociali. E quest'anno abbiamo, già negli anni scorsi ci sono stati 6-7 volontari internazionali per 15 giorni, quest'anno abbiamo ritenuto opportuno tenerli a Sciciano per 45 giorni, cioè la durata del campo, e anziché 6 sono 17 ragazzi che vengono da 10 nazioni diverse. Se vogliamo li possiamo elencare. Ecco, diciamo subito che vengono ragazzi dall'Armenia, dalla Germania, dalla Bielorussia, Montenegro, l'Inghilterra, Taiwan, la Corea, la Cina, la Repubblica Ceca, insomma. Cioè, è stata un'iniziativa per ampliare ancora di più gli orizzonti, visto che già abbiamo fatto altra esperienza nel mese di febbraio, marzo e aprile con altri 3 ragazzi volontari internazionali. Noi ci speriamo che anche negli anni può essere un'iniziativa, ma non solo fermata all'estate e durante, ma essere un polo di riferimento proprio per tutti i giovani dell'agro nolano, come noi speriamo di coinvolgere altri paesi intorno, limitrofi, per far sì che questa cosa può crescere. Tanto è vero che già il progetto è già stato approvato per la realizzazione di altri campi, 5 campi, per un totale di 50 volontari internazionali che seguiranno questi qua, e spero che ancora nel futuro si possa fare di più. Sottolineiamo anche un altro dato importante, che l'associazione La Risposta praticamente è ai primi posti delle preferenze per quanto riguarda la scelta dei ragazzi. Ho chiesto un po' ai volontari internazionali e loro mi hanno detto che anche all'estero gli hanno consigliato il campo di Sciciano, la località Sciciana, perché già con un'esperienza negli anni passati è positiva e si può fare molto di più. Va bene, allora noi ringraziamo l'associazione La Risposta nella presenza del presidente e vi auguriamo una buona serata. Ciao. Grazie. Amici di Sciciano Notizie, adesso così intervisteremo 2 rappresentanti di questi ragazzi che vengono da paesi diversi, dall'Inghilterra e dal Montenegro, e con l'aiuto di Antonio che ci farà da interprete. Allora, la prima domanda è questa: come avete scoperto l'associazione La Risposta? You find out about La Risposta, l'associazione. In mio paese, Montenegro, io vado a organizzazione, agenzia di volontariato, e io sono per me Italia è interessante, noi aiutami con questo, tu vado qui in Sciciano. I'm part of a student organization called ISEC, and it's all organized by students. They organize internships in 110 countries, so ISEC. And was it at university that you... University, yes. Guarda, diciamo, Antonio, cosa ha detto il nostro amico? Organized by University of Napoli, per esempio. Ok, dice che lui ha saputo dell'organizzazione attraverso, durante i suoi studi universitari, quindi attraverso l'università. Bene, facciamo anche un'ultima domanda ai nostri gentili ospiti. Come vi trovate qui a Sciciano, in questo piccolo paese, in questa piccola realtà di provincia? How do you feel here in Sciciano, and what do you think about the way people have welcomed you? It's a very small town, the people are very welcoming, everyone seems to know each other, you say hello to everyone on the street, it's been really nice. Dici che in effetti è un bel posto, che il luogo è piccolo, però ciò nonostante, insomma, è bello perché tutti quanti si conoscono e quindi si arrivano tutti per strada. Ok, sentiamo anche la tua testimonianza. Più bene ospitalità. Il nostro leader Giovanni aiuta per tu cava
I have a really good experience here, and to meet people here, food from Sisano, a vino di Sisano, ha la possibilità di facilitare il compito di conoscere persone, quindi che i luoghi e anche abitudini alimentari di questo luogo. Ok, dopo questa interessante testimonianza noi vi salutiamo e vi auguriamo da Shishano Notizie e dalla sede della Risposta una buona serata. Ciao a tutti. Cronaca. L'antimafia chiede il processo per Mario Fabrucino, un graulano, il boss vesuviano accusato di essere stato uno dei mandanti insieme a Biagio Cana della strage di Shishano. Il triplice omicidio avvenuto in contrada Spartimento il 21 novembre del 91, dove persero la vita Vincenzo Graziano, ventenne fratello del boss pentito Felicione Eugenio Graziano, all'epoca ritenuto il capo del clan e sindaco degli anni 80, e Gaetano Santaniello. I tre erano esponenti del clan Graziano di 15, nemici storici di Gala, secondo i collaboratori di giustizia Carmine Alfieri e Fiore Davino, avrebbero effettuato il triplice omicidio. Il PM della antimafia di Napoli, Gianfranco Strappocchi, aveva chiuso un mese fa le indagini di Mario Fabrucino, ha ora chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Napoli, Tommaso Di Napoli, la fissazione dell'udienza preliminare, quella che si svolgerà a Napoli il prossimo 25 luglio. Con quest'ultima notizia abbiamo finito. Grazie per la vostra cortese attenzione, l'appuntamento con il nostro TG Web è per il 15 del mese prossimo. Ciao a tutti e buona vita.